Siamo ufficialmente al giro di boa, campionato di Serie A femminile che entra sempre più nel vivo, ma soprattutto iniziano a delinearsi delle situazioni di classifica particolarmente importanti, soprattutto se andiamo a guardare proprio alle posizioni di vertice. Ciao ragazzi, io sono Gabboman e come ogni settimana andrò appunto ad aggiornarvi su quanto accaduto in questa 11ª giornata del campionato femminile di Serie A. Quindi partirei immediatamente con i risultati di questa giornata, poi andiamo ad analizzare la classifica, ma come sempre ci sarà una gradita sorpresa per voi. Quindi vi vado immediatamente a leggere i risultati di questa giornata. Bari AS Roma, una gioia ovviamente da grande tifoso della Roma. 0-3, sono orgoglioso di voi. Sassuolo Verona 4-1, gran bel colpaccio da parte del Sassuolo. Oromica Fiorentina 1-4, altro gran bel colpaccio da parte della Fiorentina. Poi un inaspettato 0-0 tra Inter e Florenzia. Ma non dimentichiamoci l'1-5 tra Tavagnacco e Juventus e soprattutto la sconfitta inaspettata del Milan contro l'Empoli per 1-2. Analizziamo molto rapidamente la partita della mia squadra del cuore. Gran bella vittoria, addirittura la quarta consecutiva che ci lancia a 24 punti, terzi in classifica. La chiudiamo praticamente dopo 10 minuti perché vanno a segno Bonfantini, Giuliano e poi al 72esimo il gol della sicurezza che ci regalerà 3 punti di Lindsay Thomas. Passiamo ad un'altra grande vittoria, quella del Sassuolo, ma soprattutto ragazzi una Claudia Ferrato in edizione Cristiano Ronaldo, addirittura tripletta. Porta in vantaggio proprio il Sassuolo al 38esimo, poi raddoppia al 45esimo, accorcia le distanze il Verona con Sofia Cantore, ma subito dopo, praticamente al 50esimo, quindi un minuto dopo, arriva la sua personale tripletta, si porterà ovviamente il pallone a casa e Daniela Sabatino chiuderà definitivamente i conti. In giornata particolarmente prolifica anche Ilaria Mauro, che in 19 minuti mette a segno una doppietta e garantisce praticamente alla Fiorentina una vittoria in discesa, anche se Orobica aveva accorciato le distanze al 22esimo, ma poi Lisa De Vanna e Paloma Lazzaro chiuderanno definitivamente la partita. Gran bella vittoria per la Fiorentina perché ragazzi, per il momento va a consolidare il secondo posto in classifica con 25 punti, ma la classifica la andiamo ad analizzare con calma verso la fine del video. Adesso passiamo ad Inter Fiorentina terminata 0-0, ma come sempre per l'occasione una sorpresa per voi. Manuela Meleleo, madrina dell'Inter, analizzerà per voi questa partita. Quindi io passerei immediatamente la linea a Manuela e ci vediamo tra poco. Sì, ciao Gabbo e ciao a tutti ragazzi. Riparte il campionato femminile, l'Inter però stecca la prima di questo avvio di seconda parte di stagione. Più che un punto guadagnato per l'Inter sono 2 punti persi, perché a fronte di una gara sicuramente equilibrata tra entrambe le squadre, ricordiamo che l'Inter ha giocato con il Florenzia San Gimignano, però l'Inter ha avuto sicuramente molte più occasioni rispetto alla squadra avversaria non concretizzate. Cercava il gol spesso la Terenzi, che in genere lo trova, purtroppo non c'è riuscita stavolta, anche la Marinelli e la Marta Pandini. Il problema, forse, dall'altra parte c'era un portiere che noi dell'Inter ricordiamo molto bene perché fino all'anno scorso era con noi, faceva parte dell'invincibile, ovvero la nostra Katia Schroffneger. Katia ha parato veramente di tutto, è stata bravissima, ma non a caso giocava con noi l'anno scorso. Quindi che dire, abbiamo cercato il gol, abbiamo cercato la vittoria, non ci siamo riusciti. Secondo me succederà a breve, perché comunque ho visto un Inter in crescita, un Inter anche sostenuta da un pubblico molto caloroso, quello di Sofia De Arno, che ha fatto sentire proprio la propria presenza, il proprio calore alle ragazze, non soltanto alle nostre ma anche al nostro ex portiere, con uno striscione
striscione e tanti cuori per lei. È bello vedere che c'è questo clima anche con gli avversari, è bello sostenere questo calcio, speriamo che anche nel calcio maschile possiamo vedere di questi episodi e ovviamente speriamo che la prossima andrà meglio, speriamo di trovare 3 punti perché l'Inter, ahimè, è 8ª in classifica, ormai ricomincia la seconda parte di campionato, quindi dobbiamo essere anche un po' più concrete e cominciare a macinare punti se vogliamo arrivare in una buona posizione anche quest'anno. Vi saluto ragazzi e ci sentiamo al prossimo appuntamento. Grazie Emanuela, sempre gentilissima, e adesso andiamo rapidamente ad analizzare la vittoria della Juventus che le lancia prime in classifica con 10 vittorie e solamente un pareggio, un ruolino di marcia veramente incredibile. Ma fate attenzione perché il Tavagnacco riesce addirittura a passare in vantaggio al 19esimo minuto, ma di lì a poco, dal 32esimo all'85esimo, arriveranno ben 5 reti della Juventus, che quindi chiuderà la partita in discesa e senza troppi problemi. Ultima partita di questa settimana, ma non per importanza, ragazzi, il Milan cade in casa contro l'Empoli. Chi lo avrebbe mai detto? Empoli che passa in vantaggio al 53esimo, raddoppierà all'82esimo e non servirà assolutamente a nulla il gol all'89esimo delle ragazze di Gans, perché appunto la partita terminerà 1-2. Ma adesso andrei rapidamente ad analizzare la classifica, perché Juventus comanda, salda al primo posto con 31 punti, 10 vittorie, un pareggio e 0 sconfitte, quindi titolo di campionesse d'inverno altamente meritato. Tra l'altro 35 gol fatti, miglior attacco e 7 reti subite, quindi miglior difesa. Ma la Fiorentina prova a tenere il passo e quindi seconda in classifica con 25 punti alla terza vittoria consecutiva, ma nelle ultime 5 ne ha vinte ben 4. Poi la mia cara amata Roma, 24 punti, Milan 20 punti, ma lo ricordiamo, deve recuperare una partita contro il Bari, quindi potenzialmente ed eventualmente con una vittoria potrebbe rifarsi sotto a 23 lunghezze. Sassuolo quinto in classifica, 17 punti, Empoli Ladies 15 punti, sesta in classifica, la Florencia 14 punti, settima in classifica, Inter inaspettatamente ragazzi, periodo veramente negativo perché nelle ultime 4 ne perdono 3 e l'ultima la pareggiano. Verona nono in classifica con 11 punti, Bari 8 punti, decimo in classifica, Tavagnacco 11esimo in classifica, quindi penultimo con 5 lunghezze, e alla fine Orobica, ahimè, ancora senza alcuna vittoria in campionato, con un solo pareggio e ben 10 sconfitte, quindi resta ultima in classifica a solo un punto. Ovvio che guardando la classifica mi viene da pensare che molto probabilmente tra 11 giornate e quindi alla fine del campionato la Juventus si porterà a casa questo scudetto. Ma fate attenzione perché non bisogna mai dire mai, la Fiorentina prova a tenere il passo a meno 6, 25 punti, la Roma zitta zitta a meno 7 potrebbe comunque impensierirle, e anche il Milan io non lo tirerei ancora fuori dalla lotta a scudetto. E fu così che la Juventus vinse a spasso questo campionato. Io vorrei sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti di questo campionato. Secondo voi lo vincerà la Juventus o ancora potrebbe inserirsi la Fiorentina, la Roma o il Milan di turno e andare a togliere il primato proprio alle bianconere? Fatemi sapere la vostra nei commenti, io come sempre vi invito a lasciare tanti mi piace su questo video, soprattutto se volete nuovi contenuti sul mondo del calcio. E detto questo, io e la redazione di Oggi e Cassa vi mandiamo un grosso abbraccio e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao ragazzi!